Qui cominciamo il racconto di quello che è stato un po' il percorso con voi, quindi le considerazioni in sintesi che sono uscite e soprattutto i ragionamenti che accompagnano un po' la visione per il futuro di questa piazza, eh, con un'anticipazione: noi stiamo mettendo in campo e mettiamo in campo dei ragionamenti che provano a cogliere alcuni degli spunti che sono usciti dal percorso e provano anche a contemplare le esigenze delle eh, proprietà. Sono discorsi in divenire perché ancora i progetti riferiti. A gli edifici che sono prospicienti la piazza non sono stati presentati ufficialmente, quindi ragioniamo insieme da questo punto di vista di quelle che possono essere le possibilità rispetto allo spazio pubblico che si andrà probabilmente a configurare. Siete quasi tutti partecipi del percorso, quindi io vado avanti. Avete diversi materiali su internet, per chi non li ha l'invito è andarseli a mh, guardare e controllare. Abbiamo lasciato il tempo dal 25 di giugno fino alla fine di agosto, eventualmente, per integrare, migliorare, puntualizzare tutti gli esiti. Grosso modo sono arrivate delle puntualizzazioni su alcuni aspetti. Sulla piazza o sugli esiti riferiti alla piazza, sostanzialmente, avete confermato un po' i ragionamenti fatti fino a giugno in generale rispetto ai tantissimi diciamo, linee d'azione che sono uscite la priorità, avete ribadito, si riparte dalle piazze, quindi i luoghi centrali sono ovviamente i temi cardine tant'è che spontaneamente senza selezionarli a priori quasi tutti diciamo, i percorsi di progettazione sviluppati in questi mesi tutti alla fine hanno portato dei contributi al tema piazza anche se parlavamo di aree verde abbiamo parlato anche di spazi pubblici di spazi centrali, quando abbiamo parlato di polo scolastico o nel caso di Rovereto comunque si è arrivato a ribadire anche alcuni concetti sul tema della piazza e dei luoghi di ritrovo, insomma, alla fine su questo tema del, della per intenderci della piazza, tutti hanno riferito e puntualizzato alcune esigenze. C'è un foglio che sintetizza tutti gli aspetti che eh, ci siamo sentiti alla fine insieme di comporre rispetto a questo tema nei fogli trovate in particolare ribaditi quali sono gli elementi di attenzione e qual è l'aspettativa sullo spazio pubblico futuro, evidenziando anche quelli che possiamo chiamare criteri progettuali e come consegnare a quello che sarà il progettista della piazza, che ancora non c'è, alcune indicazioni che riguardano la composizione, la pavimentazione, la vegetazione, la luce, l'arredo, il decoro e ovviamente i fronti prospicenti, quindi tutto ciò che fa scenografia rispetto alla piazza e le pertinenze che possono. Essere più prossimi. Se dovessimo proprio sintetizzare moltissimo diciamo, gli esiti di questo ragionamento, ci sono questi, diciamo, chiamiamoli slogan, che però sono comuni a tutti. Innanzitutto c'è l'aspettativa che la piazza abbia un suo uso quotidiano, cioè ogni santo giorno sarebbe bello andare in piazza. Perché ci sono i negozi, perché ci sono i portici, perché c'è un certo tipo di vita, ma forse anche perché c'è un certo tipo di arredo, mi posso sedere, posso stare all'ombra, al coperto, insomma c'è una situazione. L'ideale è ogni giorno potersi ritrovare e fruire della piazza, con un'attenzione particolare anche ovviamente al commercio che è presente, piuttosto che ai servizi pubblici. C'è anche l'uso collettivo, il fatto che una volta al mese voi anche abbastanza spesso utilizzate questa piazza per degli eventi importanti, sagre, feste, fiere, manifestazioni, mercati, ci sono delle situazioni che sono un po' straordinarie anche se frequenti, per cui questa piazza ha un uso aggregativo molto forte, collettivo e richiede anche tanto spazio. E... L'articolazione dello spazio. Eh, in molti hanno chiesto: non si è ragionato tanto sulla piazza più grande e più piccola. Si è detto che è bello avere più spazio pubblico possibile, quindi la, la maggior parte di quantità di metratura possibile. Sarebbe interessante che fosse anche uno spazio articolato, non monotono come il classico rettangolone a parcheggio, ma che nella sua pur grandezza abbia una movimentazione di spazi, magari con l'aiuto di arredi piuttosto che con l'aiuto di altre eh, forme di attrezzature, ma che non sia uno spazio monotono, una distesa grande e sconfinata, piuttosto degli spazi che si intersecano, degli spazi che si articolano, che abbiano la loro continuità e che si prestino sia all'uso quotidiano sia all'uso invece Collettivo. C'è un tema che l'ha fatto un po' da filo conduttore: i portici. Quindi, rispetto alle indicazioni che ci siamo sentiti anche di poter consegnare a chi sta affrontando le progettazioni eh, private, è dove è possibile, in particolare quegli edifici che sono stati demoliti e vanno ricostruiti, l'inserimento del portico come elemento caratterizzante. Oltre al portico, che potrebbe fare un po' da filo conduttore rispetto al nuovo edificato. C'era un'attenzione anche a valutare magari alcuni tipi di materiali piuttosto che alcuni colori e un certo tipo di illuminazione. Tutto ciò che, come avete visto scritto nel foglio precedente, è dettagliato su queste specifiche sono state consegnate a tutti i progettisti e alla commissione Qualità Architettonica e Paesaggio. Oggi ci proviamo semplicemente a, mm, a raccontare quello che potrebbe essere la risposta a queste esigenze specifiche: un uso quotidiano, un uso collettivo, uno spazio che possa articolarsi e il tema dei portici. Rispetto a questo chiediamo l'aiuto di Claudio. <ride> Partiremo come tipo di eh, rappresentazione, vi troverete, vi troverete sostanzialmente sempre la stessa immagine di fondo, quindi son, è il piano terra attuale, lo spazio che attualmente siamo abituati a vedere. Con, pre, attuale, scusate, prima del 2012 sostanzialmente, quindi lo spazio eh, pubblico. Se dovessimo, come posso dire, evidenziarlo, questo è lo spazio piazza. Questo è la quantità di portici che avevamo a eh, disposizione. Rispetto a questa situazione, adesso troverete e eh, prendiamole ovviamente con le pinze, sono più delle sagome, quindi non di dettaglio. Proviamo a inserire quelli che possono essere gli ingombri degli edifici della ricostruzione. Ti procedo? Sì. Un saluto a tutti. Eh, ci siamo già visti in primavera quando ho portato le esperienze dei miei studenti eh, della Scuola di Architettura di Firenze, con eh, la quale abbiamo collaborato con l'amministrazione e con eh, anche voi stessi nel cercare di eh, suggerire delle, e di evocare una qualità degli spazi che purtroppo il terremoto attraverso la, distru la distruzione ha ha reso necessario ecco, all'interno di, di uno impensamento. Il ruolo che oggi ho qui è quello di essere un componente della commissione qualità architettonica eh, del paesaggio, sono un po' un portavoce, ecco, non ho altro ruolo di, di, di rappresentanza e, e cercherò ecco, di eh, portare l'esperienza che assieme ai progettisti incaricati dalle singole proprietà, i frontisti de, de, della piazza che stanno eh, iniziando a proporre, gli interventi di ricostruzione abbiamo cercato di eh, coniugare, di mettere assieme i bisogni privati, e anche i diritti che in qualche maniera devono essere difesi rispetto agli assetti originari prima del terremoto, appunto, cercando di coniugarli con invece i bisogni più allargati della collettività. Un edificio che si affaccia sulla piazza è ovvio, è un edificio privato, però. Eh, eh, da sé contribuisce fortemente a caratterizzare la piazza, che invece è uno spazio pubblico eh, per eccellenza. E, per cui ecco, abbiamo avuto un paio di incontri. Uno preparatorio e uno a distanza di un mese di affinamento di, di queste proposte che non sono ancora state concluse ma eh, è stato un percorso diciamo, produttivo perché siamo riusciti diciamo, a creare un collante tra punti di vista inizialmente anche abbastanza eh, distanti, divergenti tra di loro. Ecco, penso che queste immagini evidenziano quali sono gli interventi che confluiscono direttamente a configurare lo spazio della piazza. C'è una prima parte verso oveste, gli edifici che sono stati già inizialmente completamente eh, demoliti, per i quali ecco, si propone una loro integrale ricostruzione. E chiaramente questa è una parte un po' più marginale della piazza. Poi la sede della banca di, di San Gimignano, eh, eh, l'ex eh, albergo per, di San Giorgio per intenderci, è eh, molto importante la sua collocazione perché è centrale, non solo centrale perché... È Proprio al centro della piazza perché sporge rispetto agli altri allineamenti. Per cui, da qualsiasi punto di vista uno si affaccia sulla piazza, vede un po' questo elemento eh, emergente. E forse la vera emergenza architettonica nella piazza, molto più del municipio della torre, se si vuole. Ecco. Ah ecco, eh no, allora una proposta, pensavo, mi riservavo un pensiero eh, più, più, più avanti. Vedete colorato in grigio nell'angolo eh, un qualcosa. Ecco, una proposta che abbiamo avanzato eh, alla proprietà e quindi ai tecnici incaricati dalla banca è quello di recuperare un tratto, un pezzo dell'antico portico, eh, non tutto nella sua estensione perché avrebbe rappresentato forse una richiesta eccessiva, troppo forte, ma di concentrare eh, questa parte di porticato proprio nell'angolo, in modo tale che appartenesse principalmente alla piazza e non tanto a un assetto eh, viario, proprio nel punto dove avevo appena sottolineato no, che c'è questa convergenza di visuali. E chiaramente eh, diventerebbe quasi di fronte al portico recuperato eh, in seguito a un auspicabile restauro della sede eh, comunale, quindi si ripristina in parte un assetto che per un certo periodo ha caratterizzato questo eh, punto nel vragico di Novi. Un altro edificio che si frapponeva tra la sede comunale e la sala civica, eh, anche questo è stato eh, demolito, abbattuto, ricostruito mh, più o meno nelle stesse forme, nelle stesse volumetrie, con una giunta, anche in questo caso la giunta è un porticato su, eh, sul fronte sud, quindi quello prospiciente alla piazza, che dovrebbe il più possibile... Eh, creare una continuità con eh, l'intervento di ristrutturazione della sala civica attraverso eh, la quale si propone un ulteriore porticato, un espessimento della facciata verso la piazza e la nascita di questo percorso protetto eh, a terra. E un altro, di fronte appunto a questi due ultimi interventi, soprattutto di fronte alla sala civica, un isolato, un edificio che si poneva al centro di un piccolo isolato che è stato, dovrà essere in buona parte demolito per essere ricostruito, ricostruito esattamente nelle stesse forme, ecco, indicazioni sia della proprietà che di noi commissari è stata questa. È con, anche in questo caso con un'aggiunta. L'aggiunta di questo caso è di cercare di dare permeabilità allo spazio, scoprendo in certo qual modo il cortile interno, un cortile che esisteva prima e viene ricostruito, però un cortile che tutto sommato era sottratto anche alla vista, non solo alla fruizione dalla piazza, perché era un cortile di servizio che aveva un'accessibilità soprattutto eh, retrostante. In questo caso siamo di fronte a più proprietà, per cui la situazione è, è meno, diciamo, così chiara, limpida che in altri punti, per cui la creazione di un, una specie di androne, se si vuole un passaggio, un, un elemento di collegamento che dalla piazza e non solo consente l'accesso all'edificio, ma soprattutto consente l'accessibilità a questo cortile. Cortile che potrà avere degli usi legati probabilmente agli usi commerciali degli spazi che a piano terra vengono eh, riproposti, ma è facile immaginare che bene, gli usi potranno suggerire anche altri utilizzi. E questione molto <ride> dibattuta, molto difficile da affrontare, è la ricostruzione, di due edifici eh, due edifici gemelli co come più o meno abbiamo sempre chiamati, che a loro volta hanno sostituito altri due edifici gemelli, che erano le scuole storiche eh, del paese, eh, subito uno di questi due edifici è stato demolito, eh, sembrava che in qualche maniera eh, uno dei due potesse sopravvivere al terremoto attraverso un intervento di recupero, ecco, eh, le condizioni sono cambiate, per cui ora siamo di fronte diciamo, alla ricostruzione integrale di entrambi per cui eh, ci sarà in qualche maniera... Oltre a questo che abbiamo appena evidenziato, che è stato demolito quasi da subito, anche una demolizione e conseguente ricostruzione anche del suo gemello. Non saranno però più due edifici gemelli, nel senso che eh, gli intenti eh, delle diverse proprietà, che sono due condomini, vanno in direzione un po', un po' diversa. Il primo che vedete, che è già stato demolito, si propone di ricostruire le stesse forme, ma anche con immagini, il risultato finale è diverso. Il secondo, quello che doveva ancora essere demolito, mantiene chiaramente le sue dimensioni, però con un assetto diverso. In questo caso si, si protende, si allunga a nord verso la piazza e quindi si distanza in, in parte dagli edifici eh, con termini. Entrambi gli edifici hanno in comune un qualcosa che già prima avevano. Il porticato non è più un porticato che sottolinea soprattutto la sulla piazza, quindi a nord, ma diventano dei porticati che in qualche modo abbracciano in maniera più estesa quelli che sono eh, diciamo, gli spazi pubblici in maniera più diffusa, quindi non solo la piazza, la sua centralità, ma anche gli elementi di eh, connessione con questa, le strade, i vicoli, e, diciamo, e quindi diventa uno spazio più avvolgente. Ecco, questo colorato in giallo è un po' eh, quello che rimane dopo questa ipotetica ricostruzione, è lo spazio vuoto. Eh, quasi sempre quando si vede uno spazio vuoto uno lo chiama piazza o piazzale, no? forse è un po' sbagliato, anche la strada se si vuole è uno spazio vuoto. Comunque è lo spazio... Ehm, che si configura come disponibile per creare la piazza. Quello che eh, è, rimane fuori da questo spazio giallo, abbiamo visto, sono gli edifici che sono sopravvissuti eh, al sisma o quelli che eh, vengono ricostruiti in forma uguale o un po' diversa eh, secondo le intenzioni delle proprietà dei progettisti. È uno spazio eh, molto grande che è uno spazio aperto, uno spazio aperto che eh, mette in collegamento diversi edifici, eh, molto più di prima, attraverso di porticati, che quelli che si vedono colorati in maniera eh, in giallo un po', un po' più scuro. Quindi è già un guadagno, non è più una piazza che ha solo alcuni punti caratterizzati da questa presenza, ma è una piazza che eh, diventa molto più, diciamo così, eh, articolata all'interno di questa proposta. Eh, ecco, sul tema del porticato, che mi pare nella discussione all'interno... Di questo laboratorio eh, si è soprattutto eh, soffermata l'attenzione, dobbiamo dire che come la piazza deve essere interpretata per gli usi. Anche i portici, i porticati meritano questo tipo di attenzione. Nel senso che mh, non vorrei essere lezioso, però il porticato è un percorso coperto, serve a proteggere diciamo, degli attraversamenti, di collegamenti all'interno di città grandi o piccole. Ecco. Ora, più recentemente, siamo abituati a pensare ai porticati come uno spazio dove invece si rimane fermi. No? Chiunque di voi, ehm, se potesse, vorrebbe avere una tettoia, un porticato davanti a casa. Ecco. Quindi da un spazio di movimento, di transito, eh, viene visto molto di più come uno spazio di sosta, legato agli usi anche commerciali, di incontro, che in qualche modo... Ecco, uno spazio protetto eh, può consentire. E quindi è giusto che questa richiesta avanzata in sede di laboratorio possa essere il più possibile accolta all'interno di queste trasformazioni. E diciamo il guadagno che eh, si potrebbe e si dovrebbe avere ecco, è già evidenziato da questa immagine.